Logican, la migliore interfaccia comandi al volante sul mercato. Un concentrato di innovazione e tecnologia che soddisfa tutte le esigenze. Oltre 150 profili auto integrati. Canvas, GM LAN, resistivi, ibridi. Compatibilità con tutti i protocolli veicolo di ogni brand. Protocolli in autoapprendimento o selezionabili manualmente. Oltre 45 profili radio integrati. Alta gamma, radio resistive, radio Ward Kenwood. Display facile e intuitivo per ogni tipo di programmazione. Connessioni totalmente plug and play. Tutto in una sola interfaccia. Logican non ha competitor. La confezione contiene un modulo Logican, un manuale di installazione, un cablaggio plug and play di alimentazione, un cablaggio plug and play radio. Logican, come si collega? Collega innanzitutto l'alimentazione alla batteria del veicolo. Quindi innesta l'adattatore nel connettore plug and play del modulo. E, dall'altro capo, al remote in, proveniente dalla radio. Logican, come funziona? Logican dispone di un display facile e intuitivo. I tre tasti del modulo servono per navigare e impostare le selezioni desiderate. Col tasto sinistro si torna indietro. Il tasto centrale, se premuto brevemente, serve per confermare, se premuto a lungo, torna al livello superiore. Col tasto destro si avanza nelle selezioni possibili. Il LED multicolore indica lo stato del modulo. Il menu di Logican è organizzato in blocchi, divisi a loro volta in sottomenu. Nella schermata principale vengono visualizzati la versione del firmware del modulo, il menu di programmazione, la data e l'ora, il menu servizi. Dal menu di programmazione si accede alle impostazioni auto e radio. Impostazione profili Canvas, impostazione profili resistivi. Impostazioni profili radio, impostazione di opzioni e funzionalità. Reset. Logican gestisce più di 90 profili Canvas. L'apprendimento del profilo Canvas avviene, di default, in automatico. Nel caso in cui l'autoapprendimento non andasse a buon fine, è anche possibile impostare il profilo Canvas manualmente. Impostare un profilo secondo il nome è semplice. Accedi al menu Bus Prof. E, premendo il tasto centrale, seleziona la voce Prof Name. Ti verrà proposto un elenco di tutti i brand auto, disponibili nel modulo. Seleziona il brand auto desiderato, ad esempio Alfa Romeo. Seleziona il modello desiderato, ad esempio 147. Premi quindi il tasto centrale per confermare. L'impostazione del profilo sarà visualizzata dal LED verde. Impostare un profilo secondo il numero, è semplice. Accedi al menu Bus Prof. E, premendo il tasto centrale, seleziona la voce Prof Num. Ti verrà proposto un elenco di numeri di profilo. Consultando le tabelle di compatibilità fornite, seleziona il numero corrispondente al veicolo desiderato. Premi quindi il tasto centrale per confermare. Logican dispone di molti profili resistivi integrati. L'apprendimento del profilo resistivo avviene di default in automatico. Nel caso in cui l'autoapprendimento non andasse a buon fine, è possibile impostare un profilo resistivo anche manualmente. Nel caso il modello non sia in elenco, puoi creare un nuovo profilo premendo il tasto centrale. Il modulo ti chiederà di accoppiare alla funzione mostrata, ad esempio volume più, il tasto relativo dei comandi al volante della tua auto. Al termine della procedura, tieni premuto l'ultimo tasto appreso, finché il LED di Logican diventerà blu. Il nuovo profilo resistivo è stato creato con successo. Logican può gestire fino a 12 tasti, e 12 funzioni resistive. Questo, per dare compatibilità alle radio resistive che non sono in elenco. Logican gestisce più di 40 profili radio. L'apprendimento del profilo radio avviene di default in automatico. Nel caso in cui l'autoapprendimento non andasse a buon fine, puoi impostare il tuo profilo radio anche manualmente. La selezione è semplicissima. Entra nel menu Rad Prof. Ti verrà proposto un elenco di tutti i profili radio, disponibili nel modulo. Consultando le tabelle radio fornite nel kit di vendita, seleziona il numero corrispondente alla radio desiderata. Lo 002, ad esempio, rappresenta il profilo radio Kenwood. Logican dispone di alcune impostazioni selezionabili. Data e ora, opzioni, valori di resistenza in uscita. Per impostare la data, ad esempio, seleziona Set Date. Premendo il tasto destro, imposta la data attuale. E premi il tasto centrale per confermare. Allo stesso modo, procedi per l'impostazione dell'orario. Logican dispone di una serie di opzioni selezionabili.
comandi al volante, freno a mano, odometro, tasti telefono, recupero amplificatore, uscita resistiva prolungata, scrittura display, retromarcia, lampeggio chilometri gruppo FCA, comando vocale. Per impostare un'opzione, seleziona Options e premi il tasto centrale per confermare la scelta. Logican, come si fa il reset? Per effettuare il reset del modulo, premi il tasto a destra e seleziona Reset. Premi quindi il tasto centrale per confermare. Il modulo è tornato alle impostazioni di fabbrica, ed è pronto per una nuova programmazione. Aggiornare il modulo Logican è facile e veloce, e non c'è bisogno di alcun software esterno. Dalla sezione download del sito www.paser.it, scarica il file del firmware aggiornato. Connetti un cavo USB alla presa dedicata del modulo, e l'altro capo alla presa USB del PC. Si aprirà una cartella che contiene il file del firmware attualmente presente nel modulo. Cancellalo, e trascina all'interno della finestra il file del firmware aggiornato che hai scaricato. Il modulo è ora aggiornato all'ultima versione disponibile. Logican, migliaia di compatibilità in una sola interfaccia.